mio piccolo progetto che è cominciato questo settembre, grazie a Sergio che mi ha dato questa possibilità. Come diceva anche Giuseppe prima, io vedo l'Italia che si è cambiata veramente verso il negativo. Io ho preso questa iniziativa perché andando giù ho provato io questo problema. Andando giù io vedo i miei figli che non parlano l'arabo, non sanno niente della loro lingua. E vedo certa gente con questa crisi ha deciso di ritornare giù e vedono loro figli che non sanno né scrivere né leggere. Per quello ho detto, perché non provo questa? Io l'ho provata, per me questo progetto come un piccolo bambino che sta crescendo. Ha cominciato questo settembre e lo sto dando tutto il mio tempo per portarlo avanti. Solo questo. Di un'attività che abbiamo fatto per i bambini stranieri, appunto per farli stare bene. È un'attività che è cominciata nel 2006, però è il caso che incominci da prima, cioè da quello che abbiamo cominciato a fare nel 2000. Un'attività che in principio è partita assieme alla Leva Civile, poi all'interno della nostra associazione, la SOMS, non l'ho detto, si è formato un gruppo di ex insegnanti e di volontari che hanno cominciato a lavorare con i ragazzi stranieri, soprattutto stranieri, quasi tutti stranieri, che avevano delle difficoltà di lingua, questo in orario scolastico e anche in orario pomeridiano. Erano ragazzini delle elementari, ragazzini delle medie, e abbiamo avuto anche qualche ragazzo più grande, delle superiori, che però non veniva ovviamente a scuola ed è stato assistito da degli insegnanti in pensione per l'inglese, il tedesco e per la matematica. La collaborazione con la Leva Civile è continuata nel tempo, anche perché ci siamo un po' divisi il lavoro, e il nostro impegno è soprattutto verso il secondo circolo e per la scuola media. Questo ci ha permesso anche un rapporto con le famiglie che stavano dietro a questi ragazzini e questi bambini, e un rapporto di amicizia e di solidarietà che al di fuori delle istituzioni credo sia servito a loro a sentirsi bene accolti, accettati e ben inseriti anche nella società, nella nostra società. Oltretutto, molto spesso abbiamo avuto modo di sentire anche le famiglie, ovviamente per rapporti normali così, con questi bambini, venivano accompagnati a scuola, eccetera, e con le famiglie si sono potuti capire certi problemi e in qualche modo siamo riusciti qualche volta a dare una mano in tanti modi, magari anche riuscendo a pagare il viaggio per tornare al loro paese in qualche situazione. I volontari, come dicevo, sono alcuni insegnanti, alcune persone volonterose. La scuola elementare ci sono 9 persone che si alternano mattina e pomeriggio, alla scuola media sono 6 e 3 persone appunto per la scuola superiore. Ecco, questo questo inizio, come vi dicevo, che è partito nel 2000, ha dato uno sviluppo ulteriore. Ci siamo accorti che questo lavoro che noi facevamo durante l'anno scolastico diventava un po' insufficiente, nel senso che durante l'estate, giustamente, questi bambini, rimanendo con le famiglie, perdevano un po' l'uso dell'italiano e avevano delle difficoltà poi a tornare a scuola, ricordando quello che avevano imparato. C'era poi il discorso dei compiti per le vacanze, i bambini ci tengono molto a completare le lezioni che hanno per le vacanze, per essere alla pari con gli altri compagni. E molto spesso questi bambini avevano delle grosse difficoltà ad essere seguiti dai genitori proprio per la mancanza di competenza nella lingua italiana. E terza cosa, più importante di tutti secondo noi, era il fatto che molti bambini venivano iscritti così a fine dell'anno scolastico oppure durante l'estate
e si trovavano a dover cominciare l'anno scolastico senza nessuna conoscenza né dell'ambiente né dei compagni, della scuola, delle strutture, degli insegnanti ovviamente e ovviamente della lingua italiana, dei giochi che facevano i loro compagni. Per cui è nato questo progetto che si è chiamato Lingua in Gioco ed è cominciato 4 anni fa. Quello che noi si faceva in questo, cioè questa attività, noi l'avevamo strutturata in questo modo. I bambini dopo il Ferragosto, perché prima ci era anche difficile organizzarsi, per 3 settimane sono venuti presso la scuola Verdi per tre anni. L'ultimo anno siamo andati presso la scuola Piranesi per motivi logistici. In tre ore durante la mattinata facevano prima 1 ora e mezza di lezione, poi 1 mezz'ora gli davamo la merenda e facevano dei giochi e alla fine 1 altra ora di socializzazione, di giochi strutturati in maniera da verbalizzare, da socializzare, giochi insomma pensati apposta per le problematiche varie. Dunque il 4° anno abbiamo dovuto farlo necessariamente di pomeriggio per questioni, come dicevo, logistiche e in un'altra scuola, sempre 3 ore comunque. Abbiamo avuto il supporto del comune che ci ha fornito il pulmino e la frequenza è stata molto alta e soprattutto ci ha dato molta soddisfazione perché nel 2006 erano 39 gli iscritti, hanno frequentato in maniera incredibile, nel 2007 erano 40, 42 nel 2008 e nel 2009 51. In questo caso il numero di volontari erano 9 e abbiamo utilizzato, usufruito anche di 7 studenti universitari che ci hanno dato una mano soprattutto per l'attività ludica e a cui abbiamo anche dato una mano finanziandoli per le loro necessità scolastiche. Questa è stata una cosa che ci ha dato molta soddisfazione, che speriamo possa continuare con la collaborazione delle scuole ovviamente e ci auguriamo di riuscire a far star bene, come diceva Joseph prima, questi bambini e naturalmente anche le loro famiglie. Grazie.